Ciao a tutti, oggi sono qua per fare un nuovo video tag, questa volta a tema anime. Ho visto questo tag un po' di tempo fa sul canale Simply Kenna, che è una delle mie youtubers preferite in questo momento, quindi vi lascerò poi il suo video qua sotto in descrizione, anche perché mi sembra che l'abbia creato lei il tag. Prima domanda, i tuoi 5 anime preferiti? Partiamo già male, selezionarle solo 5 è molto difficile, però così a getto direi Host Club, Toradora, Sword Art Online, la parte ambientata da Aincrad, Code Geass e Erased. La seconda domanda è su un anime che non seguo, quindi non avrebbe senso rispondervi, quindi direi di passare alla terza. Se potessi rendere reale un personaggio di un anime e fartelo amico, chi sceglieresti? Tan 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 tan. Myanko Sensei da Natsume degli Spiriti. So che è una scelta un po' strana, però pensando a tutti i personaggi degli anime che mi piacciono, probabilmente non gli piacerei come persona o non andremmo tanto d'accordo nella vita reale, quindi ho pensato di scegliere Myanko Sensei perché è un gatto, in realtà è uno spirito, un demone a forma di Maneki Neko, spiritosissimo, un po' cinico, un po' scontroso, però mi fa morire dal ridere e poi appunto è uno spirito, è in grado di trasformarsi, quindi potrebbe aiutarmi in tantissime situazioni e poi penso che ci divertiremo un sacco insieme. Quarta domanda, quale Sailor di Sailor Moon saresti? Difficile domanda ora come ora perché non ho ancora concluso la lettura del manga e quindi non ho una visione ancora molto completa di quelli che sono i personaggi, però da piccola ero fissata con Sailor Jupiter, mi piaceva veramente da matti. Quinta domanda, se fossi in un anime in cui tutti i personaggi hanno poteri magici e creature mitologiche come animali domestici, quale potere vorresti avere e quale sarebbe il tuo animale? Anche in questo caso è molto difficile rispondere perché se potessi a me piacerebbe avere più di un potere, quindi magari essere una maga o una strega in grado di poter fare diverse cose come ad esempio viaggiare nello spazio, teletrasportarsi, creare oggetti, fare pozioni, mi piacerebbe tanto sapere anche manipolare le cose con la magia, trasformarle e modellarle a mio piacere, mentre per quanto riguarda l'animale mi piacerebbe tantissimo avere un drago che ricordi un po' un gatto, come può essere ad esempio Sdentato che tutte le volte che lo vedo mi ricorda i miei gatti, quindi mi piacerebbe avere un animale del genere. Due personaggi di un anime che descrivono la tua personalità? Probabilmente sono un miscuglio fra Asuna di Sword Art Online, quindi una ragazza sì, un po' timida, ma comunque molto combattiva perché so farmi valere quando serve. E Riricio di Inuboku Secret Service. Lei è forse il personaggio che più mi rappresenta fra tutti i manga e anime che ho letto e guardato perché è una ragazza molto sentimentale. Anche lei è in parte un po' timida, ma in particolare fa fatica a comunicare i suoi sentimenti agli altri, è sempre un po' frenata e tutte le volte che cerca di fare, diciamo, una buona azione, la maschera come se in realtà sotto ci fosse qualcos'altro, fa delle battutine acide per non far vedere che in realtà ci tiene alle persone o a qualcosa, quindi per evitare di rimanere ferita a questa corazza esterna che ricorda molto quella che è la mia barriera, o meglio il mio scudo protettivo, non mi creo barriere fra me e gli altri, però ecco, se posso evitare di stare male ed essere ferita, lo faccio. Proseguendo, personaggio preferito con gli occhiali? Non ce n'è uno vero e proprio che mi venga in mente, se non Conan, perché è un anime che guardavo tantissimo quando andavo a scuola, perché quando tornavo a casa a pranzo in TV davano quello, quindi mi piaceva veramente tanto, anche perché è il primo anime, diciamo, poliziesco che ho iniziato a guardare, a me piacciono tantissimo i gialli e le serie anche TV poliziesche che parlano di crimini, di cose misteriose. Domanda importantissima, con chi ti vorresti esibire sul ghiaccio in Yuri on Ice? Assolutamente Victor, perché io sono scoordinata però so pattinare sul ghiaccio, ma in ogni caso per mascherare la mia incapacità, perché comunque non sono una pattinatrice professionista, avere a fianco Victor farebbe veramente molto comodo perché tutti si focalizzerebbero su di lui e quindi non baderebbero alla mia goffaggine. Inoltre penso che sia un personaggio meraviglioso, mi piace veramente tanto e poi è favoloso sulla pista da ghiaccio, quindi Victor.
Se fossi nella Uranus Club, quale host visiteresti più spesso? Probabilmente Hikaru, che è il mio personaggio preferito della serie, soprattutto nel manga, secondo me viene approfondito un po' di più. Però allo stesso tempo mi piacerebbe parlare molto anche con Haruhi, perché è un personaggio che mi assomiglia tanto, quindi poter parlare dei nostri interessi comuni sarebbe molto molto bello. E però mi piacerebbe anche prendere, mangiare dolci e stare in mezzo a tante cose carine e coccolose assieme a Oney. In quale mondo dello studio Ghibli vorresti vivere? Non ce n'è uno che mi fa dire vorrei vivere lì, perché per quanto siano belli i film dello studio Ghibli, nei loro mondi c'è sempre qualcosa comunque di oscuro e che malvagio, cattivo, che comunque c'è sempre qualche cosa di negativo, quindi non ce n'è uno soltanto in cui mi piacerebbe vivere. Mi piacerebbe poter creare un mix prendendo il meglio dal castello errante di Howl, la città incantata e il mio vicino Totoro. Doppiaggio o sottotitoli? Dipende molto, perché se è un anime che non è stato ancora doppiato, ovviamente sono obbligata a seguirlo sottotitolato, però poi se lo incomincio così in lingua originale, molto raramente passo poi al doppiaggio, perché io mi affeziono alle voci dei personaggi. Infatti quando cambiano doppiatori nei cartoni animati, nelle serie TV, abbandono, perché proprio non ce la faccio. Per me i personaggi sono la loro voce, in un certo senso. Quindi se incomincio una serie in lingua originale, tendo a continuarla in lingua originale, cosa che mi ha aiutato veramente tanto quando ho iniziato a studiare giapponese per allenare l'orecchio. Però se una serie animata, un anime, esiste doppiato in italiano, preferisco cominciarlo in italiano, anche perché abbiamo dei doppiatori veramente molto bravi. Io ho guardato la serie anime dell'Attacco dei Giganti in lingua originale e i film al cinema invece col doppiaggio italiano, e mi è piaciuto tantissimo, quasi di più dell'originale. Ci sono dei personaggi che sono doppiati divinamente. Qual è il tuo cattivo preferito? Non so se si possa definire proprio cattivo, ma ecco, non è totalmente buono nell'anime, Light o Kira di Death Note. È il primo che mi viene in mente, perché è un personaggio che a me piace tantissimo e ho sempre tifato per lui nell'anime. Nonostante tutti attorno a me lo dassero all'infinito L, io ho sempre tenuto duro per Light. Non lo so, forse per certi versi siamo due persone affini. Scena di combattimento preferita? Non c'è una scena che mi venga in mente, una scena nello specifico, però mi piacciono molto i combattimenti che ci sono all'interno dell'anime di Naruto, anche perché nel manga spesso è molto confusionario, quindi si fa fatica a capire certe dinamiche. Inoltre i combattimenti fra ninja a me piacciono tantissimo, e mi piacevano molto anche i combattimenti all'interno dell'anime State Finite e State Zero, veramente meravigliosi. Se potessi mangiare qualsiasi cibo tratto da un anime, cosa mangeresti? Difficile scegliere, perché tutto sembra buonissimo negli anime, cioè persino le cose che nella vita vera non mangerei mai hanno un aspetto così delizioso, così buono. Quindi non saprei scegliere una sola cosa. Mi piacerebbe rimpilzarmi di schifezze come Imoto Maru-chan, perché quando ho visto l'anime mi faceva venire continuamente fame. Cioè mangiava veramente di tutto, so che sono schifezze, però sembravano così buone, così gustose, sembrava così appagata da quel cibo. Oppure in generale le crepe. Le crepe negli anime con la panna montata, le fragole, anche se non mi piacciono le fragole, sembra tutto così buono. Però molto probabilmente la cosa che mangerei subito è il ramen. In generale, al di là degli anime, vorrei tantissimo provare il ramen vero giapponese, perché secondo me è qualcosa di sublime. Quale film o serie TV che stai amando vorresti che avesse un anime? Pressoché tutto, perché tutto trasformato in anime è più bello, però forse nello specifico mi piacerebbe un anime sui Guardiani della Galassia o Star Wars,
oppure una serie che sia una via di mezzo fra X-Files e CSI, perché appunto essendoci l'animazione secondo me ci potrebbero essere dei risvolti un po' più paranormali e creepy, non lo so, io mi immagino questa cosa nella mia testa, però allo stesso tempo mi piacerebbe anche che facessero un anime nella serie di una serie ad episodi di Your Name, perché mi piacerebbe poter conoscere meglio i personaggi, mi piacerebbe approfondire la storia e sapere come continua dopo la fine del lungometraggio. Se qualcuno realizzasse un anime su di te, quale stile vorresti che avesse? Un mix fra lo stile di Makoto Shinkai e Miyazaki, quindi abbastanza dreamy, con questi paesaggi stupendi, fotorealistici, però allo stesso tempo un po' magici, e probabilmente i personaggi di Sword Art Online o Madoka Magica, perché comunque hanno dei costumi veramente bellissimi. Genere di anime preferito? Non ne ho uno solo, mi piace in realtà un po' di tutto. Quelli che guardo maggiormente sono tratti di vita quotidiana, scolastici, con un po' di storia d'amore. In generale ci deve sempre essere un po' di storia sentimentale, però non necessariamente, perché ci sono tanti anime che mi sono piaciuti che non hanno nulla a che fare con il lato romantico. Mi piacciono molto le storie mystery d'azione con un pizzico di elemento fantascientifico o comunque fantastico. Però al di là del genere, quello che io cerco in un anime è l'emozione, anche semplicemente dovuta a un combattimento o alla trasformazione di un personaggio. Se c'è un messaggio importante, meglio, ma al di là di questo vorrei che mi emozionasse, che mi desse qualche cosa. Ultima domanda importantissima. Hai la possibilità di avere un harem di 6 personaggi. Chi sceglieresti? Allora, mi piacerebbe tanto includere Levi dall'Attacco dei Giganti, e non credo abbia bisogno di spiegazioni, Hikaru di Host Club perché è il mio personaggio preferito e mi piace veramente tanto, Ryuji da Toradora perché è un ragazzo che sa cucinare e pulire casa, cioè meglio non lasciarselo scappare, Suzaku da Code Geass è uno dei miei personaggi maschili preferiti di sempre perché un po' mi assomiglia caratterialmente e poi è una di quelle persone che nella vita vera stimerei tantissimo. Sua di Orange perché è un altro di quei personaggi maschili favolosi, uno di quelli a cui mi sono più affezionata nell'ultimo tempo. Anche se l'anime a me personalmente non piace di Orange, il manga è meraviglioso. E infatti sono super contenta che l'autrice stia pubblicando degli altri volumi, in particolare appena uscito in Giappone il numero 6, che è dedicato completamente a Sua. Sono in crisi per quanto riguarda l'ultimo personaggio da includere, perché non vorrei lasciare fuori nessuno e vorrei includere chiunque, quindi la lascio aperta così ve la lascio all'immaginazione. Anzi, scrivetemi qua sotto nei commenti quale pensiate possa essere l'ultimo componente del mio harem, per vedere se azzeccate i miei gusti o meno. Queste erano quindi tutte le mie risposte al tag. Spero che questo video vi sia piaciuto, e se amate anche voi gli anime, mi raccomando fatemi sapere le vostre risposte qua nei commenti, o riproponete il tag sul vostro canale, blog, Instagram, pagina Facebook, qualsiasi cosa. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!